Queste sono informazioni per fare un brano di Carly Simon che si intitola You're So Vain. Comincio con la ritmica che io affiderei a quattro accenti che sono una pennata in su e uno stop e poi una pennata in su. Sto facendo un La minore perché è il primo accordo di questa canzone. Poi dopo vediamo gli accordi che comunque sono, direi, piuttosto semplici. Sono tutti accordi al pettine, quindi non dovrebbero presentare particolari difficoltà. È anche una canzone abbastanza lenta. Le difficoltà che vedo in questa canzone, a mio parere, sono un po' questa ritmica che non poche volte mette in difficoltà le persone, soprattutto quando sono all'inizio, quando cominciano a studiare la chitarra, perché fare questo raschiato stoppato non è sempre facilissimo. Fermare con la parte bassa del palmo della mano, quella che porta praticamente al dito mignolo, fermare le corde mentre il plettro scorre un pochino sulle corde in modo tale da ottenere questo, ripeto, raschiato stoppato. Cosa differente, come ho detto altre volte in altri video, da una pennata però subito fermata. Quindi questo invece è proprio raschiato stoppato e facciamo questa serie di quattro accenti, il primo, il secondo, il terzo stoppato e il quarto in su. D'accordo? Ecco, la canzone è abbastanza lenta, non è particolarmente veloce, quindi può essere anche interessante per prendere confidenza con questa ritmica. Diciamo che questa è la ritmica che io farei in questa canzone, non è esattamente perfettamente è assolutamente precisa, però credo che proprio possa calzare bene come ritmica di questa canzone e anche come metro per valutare la durata, la varia durata degli accordi, perché se anche questa ritmica può essere un pochino ostica, fare questa ritmica che non è sempre facilissima, ripeto, per chi comincia a imparare a suonare la chitarra, la lentezza della canzone può aiutare. Purtroppo l'unica, secondo me, altra difficoltà che si può incontrare non è tanto quella degli accordi, che sono tutti accordi al pettine, quindi non dovrebbero essere particolarmente difficili. La difficoltà è nella durata molto varia degli accordi, quindi abbiamo accordi con una sola pennata, con una, chiamiamo, battuta, cioè una cellula di questi quattro accenti, quindi una sola di queste, chiamiamole battute per intenderci, una sola di queste cellule ritmiche, una sola, oppure due, oppure quattro, oppure sei, quindi abbiamo una grande varietà. All'inizio abbiamo addirittura un La minore con 12 di queste cellule ritmiche. E abbiamo anche per quattro volte un Fa maggiore che io farei pennato discendente con 8 pennate discendenti. Di solito questo tipo di, diciamo così, di situazione ritmica o prelude a un ritornello, come in questo caso, oppure magari prelude dal ritornello, si ritorna alla strofa. In questo caso questo accordo, che è un Fa maggiore, poi vediamo dopo brevemente gli accordi, ha questa, diciamo, questa soluzione ritmica, pennato crescente anche come sonorità, quindi come intensità di emissione, quindi intensità di volume. E prelude proprio all'inizio del ritornello in cui si ripete il titolo You're So Vain. Ecco, questo in pratica, in sintesi, secondo me è un pochino quello che è la parte ritmica. E torno a ripetere, la parte ritmica, attenzione, non è soltanto la serie degli accenti e la loro esecuzione, quindi pennata in su, pennata in giù, stoppata e pennata in su. Questo è uno schema ritmico. Poi la ritmica è anche la durata degli accordi, quindi questo schema ritmico mi serve per determinare il più precisamente possibile la durata degli accordi. Detto questo, proviamo a vedere un pochino gli accordi, che comunque, torno a ripetere, non sono particolarmente problematici. La canzone si può fare con un La minore, con un Fa, con un Sol, con un Mi minore e anche con un Re minore e un Do.
Quindi abbiamo praticamente tutti gli accordi della tonalità di Do maggiore o La minore, anzi diciamo di La minore, perché gli accordi della tonalità di Do maggiore sono appunto un Do maggiore, un Re minore, un Mi minore, un Fa maggiore, un Sol maggiore e un La minore. Mancherebbe un Si diminuito, ma il diminuito in una canzone rarissimamente io l'ho incontrato. Un settima diminuito, un accordo di settima diminuita, già qualche rara volta, comunque sempre rara volta, la si può trovare in qualche canzone, ma sono molto rari e è una presenza questo dell'accordo diminuito praticamente inesistente, quindi si usano praticamente solo gli accordi maggiori e minori della tonalità di, in questo caso, La minore. Detto questo, gli accordi sono, ripeto, molto semplici, c'è questa varia durata. Rapidamente, scorrendo la canzone, abbiamo un inizio, poi abbiamo una serie di versi che costituisce, io la potrei definire la prima strofa, you walk into the party, dice all'inizio di questa strofa. Be your partner and finisce qui e questa strofa poi comincia il ritornello, Your So Vain. Abbiamo di nuovo una serie di strofe, anzi diversi, nella quella che potremmo definire la seconda strofa, che ha esattamente gli stessi accordi della prima. Abbiamo di nuovo il ritornello, Your So Vain. Poi abbiamo una parte strumentale. Allora, la parte strumentale fondamentalmente riprende gli accordi delle strofe, anche se c'è una durata un po' varia, diversa, da quella delle strofe, ma la successione degli accordi fondamentalmente ricalca abbastanza la successione degli accordi della strofa. Quindi abbiamo un La minore, un Fa, un La minore, un Fa, poi Sol, Mi minore, La minore con una sola battuta. Ecco, poi abbiamo un piccolo, come potremmo definirlo, un verso in pratica, I had some dreams, dice Clouds in my coffee and your so vain. È un pratica un Sembra, o in pratica è l'ultimo verso della strofa che porta a un altro ritornello. Quindi parte strumentale, ultimo verso di una strofa che è già stato ripetuto nella strofa precedente che precede il ritornello e la parte strumentale, e poi abbiamo di nuovo un ritornello. Abbiamo una terza, in pratica una terza strofa. Con di nuovo un ritornello, una piccola, a questo punto un piccolo intervento strumentale affidato a un Do, Re minore, Do, tre accordi che prelude alla finale della canzone. Il finale della canzone è affidato sempre a un Re minore e a un Do, questa coppia di accordi. Poi la canzone sfuma e qui finisce questo brano. Spero di aver fornito abbastanza informazioni proprio per fare appunto questo brano Your So Vain di Carly Simon.